Duro affondo del capogruppo di Speranza per Battipaglia Gerardo Motta, intervenuto nello speciale TG News. Nel mirino l'amministrazione francese, la peggiore degli ultimi anni, secondo Motta. Se avessero un minimo di dignità dovrebbero alzare bandiera bianca o fare un governo di salute pubblica. Voglio dire, noi non siamo interessati come opposizione a fare niente, ma parliamo di tutelare gli interessi esclusivi della collettività per evitare l'arrivo di ulteriori commissari. Siccome li conosciamo bene, figurarsi se questi alzano bandiera bianca e vanno a casa. Non so, diciamo che i primi problemi li avremo con le prossime elezioni provinciali. Ah, vero, sì, vero, vero, parlavamo prima. Perché quindi il documento dell'altra sera, carissima Rosà, è servito soprattutto ed esclusivamente a far rientrare Sagarese, il quale ha già detto che è candidato alla provincia, in contrapposizione a Cappelli. Ci sarà Valerio Longo, che è il terzo candidato. Noi come opposizione abbiamo ritenuto opportuno candidare uno dei nostri. Siamo aspettati, quasi sicuramente sarà Luigi Da Campora, per quello che mi riguarda. Detto questo, ci sarà un'altra resa dei conti a gennaio, perché mi dovete spiegare i voti a Cappelli, che vuole rimanere e sta in maggioranza, se anche Sagarese sta in maggioranza, se anche Valerio Longo sta in maggioranza, i voti quelli sono, allora come al solito. Quindi è tutta un'incognita. Ripeto, noi come opposizione ci auguriamo e auspichiamo invece... Qualcuno dice che stipulerebbe un accordo con la maggioranza su punti ben precisi? Paolo? Allora, guardi, stipulare un accordo con la maggioranza, io non parlerei di accordi con la maggioranza, io parlerei di argomenti utili per la città. Se loro ci coinvolgono in cose nelle quali hanno dimostrato di non valere nulla, perché non valgono nulla e voglio che mi dimostrino il contrario, noi siamo disponibili al dialogo e la finestra, quello poi hanno perso. Loro hanno vinto, ma non mi pare che stanno facendo chissà che cosa.